Nella battaglia del Bonolis il Teramo batte il Grosseto per 2-1 e guadagna 3 punti fondamentali in ottica salvezza. L'11 di Guidi, dopo essere passato in svantaggio, ha avuto la forza di reagire, di riequilibrare le sorti nel primo tempo e di passare in vantaggio nella ripresa, e nel finale ha colpito una traversa ma anche rischiato sulla traversa avversaria. Due le novità: il rilancio di Jacoponi inizialmente nel reparto difensivo e l'inserimento di Lombardo a destra al posto di Bua infortunato, confermati da Andrea Bernardotto nel trio d'attacco 3-4-3. Nel Grosseto degli ex Agenore Maurizio e Emilio Capaldi, assenti Ciolli squalificato e Peretti infortunato, in avanti la coppia Nocciolini-Arras 3-5-2. Gara subito in salita per il Diavolo, che non riesce a trovare spazi. Il Grosseto è aggressivo e concede poco. Al sesto ci prova Malotti, il sinistro di poco al lato. All'11esimo conclusione ravvicinata di Lombardo, un difensore respinge, ma a sorpresa al minuto 22 il Grosseto passa in vantaggio con Nocciolini, che di testa raccoglie un cross dalla sinistra e trafigge il portiere. Duro colpo per i biancorossi, che cercano di reagire, ma sono ancora gli ospiti pericolosi al 34esimo con una gran botta di Raimo. Il portiere vola a deviare in corner. Il Teramo si riporta in attacco e al minuto 39 D'Andrea di testa a ristabilire la parità. Bravo l'attaccante del Teramo a raccogliere un cross di Lombardo e a realizzare il suo terzo gol in biancorosso. Si va a riposo in parità. Nella ripresa il Teramo riparte con il piglio giusto e al 48esimo è pericoloso, prima con Bernardotto, poi D'Andrea e quindi Ezio Smanovic, che chiamano in causa Barosi, che si salva. Al 54esimo però il Teramo rischia con Arrigoni, che nel tentativo di anticipare Nocciolini spedisce la sfera sulla traversa. Guidi ricorre allora a forze fresche, rosso per Bernardotto e Mordini per Lombardo. Insistono i biancorossi e al minuto 60 raddoppiano con D'Andrea, che su assist di Ezio Smanovic di testa trova il secondo gol, quarto gol stagionale per l'attaccante, che così fissa il punteggio sul 2-1. La squadra di Maurizi prova a tornare in avanti, si battaglia in campo, ma è ancora il Teramo ad attaccare e a sfiorare il terzo gol al 74esimo con Rosso, che al volo da fuori area colpisce la traversa. Poi non riesce Mordini nel tappine di testa. A 5 minuti dalla fine esce D'Andrea tra gli applausi, lo rileva Cisco. Viene espulso anche Guidi nei minuti finali. Il Teramo soffre nei minuti conclusivi perché il Grosseto va vicinissimo al pareggio con Raimo, che colpisce la traversa, ma il Teramo si salva. Il Diavolo si salva e porta a casa una vittoria pesantissima ai fini della classifica e domenica affronterà in trasferta il Cesena. A fine gara c'è una conferenza dell'ex presidente Massimo Chierchia, che dice che non farà più parte del Teramo Calcio né come amministratore delegato e neanche come presidente.